L'Asia è il continente con il maggior numero di miliardari. Vuoi scoprire chi è il più ricco? Questi miliardari hanno fortune enormi e simboli di lusso incredibili. Lakshmi Mittal ha speso 60 milioni di dollari per un matrimonio, mentre Kim Jong-un destina fino a 600 milioni all'anno per feste stravaganti. Sei curioso di sapere chi è il più ricco d'Asia? Scopri i 10 miliardari più facoltosi nel video di oggi. Numero 10. Mukesh Ambani. Mukesh Ambani, nato il 19 aprile 1957 ad Aden, Yemen, è attualmente il presidente e CEO di Reliance Industries Limited. Con un patrimonio netto di 117 miliardi e 5 milioni di dollari, è non solo la persona più ricca in India e Asia, ma ha anche costantemente occupato un posto tra i 10 più ricchi al mondo nel 2021, 2022 e 2023, secondo Forbes. La famiglia Ambani ha attirato l'attenzione con il matrimonio sontuoso del loro figlio più giovane, Anant, presso la loro residenza, Antilia, l'edificio più costoso al mondo. Antilia, un capolavoro di lusso, è un grattacielo di 27 piani valutato circa 2 miliardi di dollari, progettato per resistere a terremoti fino a 8 gradi della scala Richter e dotato di numerosi servizi e personale dedicato. Numero 9. Kim Jong-un. Nonostante la Corea del Nord sia uno dei paesi più poveri del mondo, con un PIL pro capite di circa 1.700 dollari, il presidente Kim Jong-un possiede una fortuna colossale che fa invidia a molti miliardari. Sebbene sia difficile stimare il suo patrimonio a causa della segretezza finanziaria del paese, le stime delle Nazioni Unite indicano che nel 2018 il suo patrimonio potrebbe variare dai 7 ai 10 miliardi di dollari. Kim Jong-un ha uno stile di vita stravagante, spendendo circa 600 milioni di dollari all'anno per piaceri personali, inclusi 30 milioni per l'alcol. Possiede orologi dal valore di quasi 10 milioni di dollari, supercar di lusso, una stazione sciistica privata e una residenza a Pyongyang con un cinema capace di ospitare fino a 1000 persone. Inoltre, utilizza un jet privato lussuoso e un yacht di 29 metri chiamato Princess. Numero 8. Mohammed bin Salman. Nominato principe ereditario nel 2017, Mohammed bin Salman è il principe ereditario più giovane dell'Arabia Saudita e nel 2022 è diventato primo ministro. Sebbene la ricchezza della sua famiglia sia spesso riservata, è noto per il suo stile di vita sfarzoso e le spese illimitate. Secondo le stime dell'Università di Pana, il suo patrimonio attuale è di circa 25 miliardi di dollari. Nel 2015, il mondo è rimasto sorpreso dalla vendita del Palazzo Luigi XIV in Francia per 300 milioni di dollari, acquistato dal principe. Possiede anche il super yacht Serene, tra i più grandi al mondo, e ha investito nell'industria dell'intrattenimento, detenendo azioni di sviluppatori di giochi e il club di calcio Newcastle United, trasformandolo in uno dei più potenti finanziariamente in Inghilterra. Numero 7. Li Ka-shing. A 96 anni, Li Ka-shing è ancora una figura influente nel mondo degli affari. Ha iniziato la sua carriera giovanissimo, fondando Cheong Kong Plastics nel 1950 con soli 6.500 dollari di risparmi e prestiti da parenti. Il nome della sua azienda si ispira al fiume Yangtze, simbolo di forza e permanenza. Negli anni ha costruito un vasto impero finanziario, diventando un simbolo di pazienza e perseveranza. La sua fondazione ha donato oltre 3 miliardi e 800 milioni di dollari a iniziative sociali ed educative, soprattutto in Cina. Con un patrimonio stimato di 36 miliardi e 700 milioni di dollari, è l'uomo più ricco di Hong Kong, possedendo anche immobili di lusso in diverse città, tra cui una villa di oltre 7.000 metri quadrati e un attico a Londra valutato fino a 100 milioni di dollari. Numero 6. Lee Jae-yong. Secondo le ultime statistiche di Forbes,
Lee Jae-yong, presidente di Samsung Electronics, è il più ricco della Corea del Sud, con un patrimonio netto di 11 miliardi e mezzo di dollari, grazie a un aumento di 3 miliardi e mezzo. L'anno scorso era secondo, con 8 miliardi, dietro a Michael Kim di MBK Partners. Quest'anno, però, Lee ha superato Kim. Nonostante la sua grande ricchezza e l'appartenenza alla potente famiglia Chaebol, Lee è noto per il suo stile di vita modesto. Spesso guida veicoli Hyundai, come la Genesis G90, e guadagna l'ammirazione del pubblico coreano per la sua umiltà. Gestisce i propri bagagli in aeroporto e aspetta in fila alla mensa aziendale. Papà affettuoso, si dedica ai suoi figli e ha hobby lussuosi come il golf, combinando successo professionale e vita semplice. Numero 5. Sheikh Mansur. Il principe Sheikh Mansur, figlio di Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, fondatore degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Abu Dhabi per 33 anni, è un simbolo di ricchezza e potere in Medio Oriente. Fratellastro dell'attuale presidente Khalifa bin Zayed Al Nahyan, ricopre diverse posizioni chiave nel governo e sostiene attivamente suo fratello, il principe ereditario Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Con un patrimonio netto di circa 22 miliardi di dollari, ha investito in oltre 50 aziende globali, inclusa una quota del 5% di Ferrari. Possiede una vasta collezione di auto di lusso e il super yacht Topaz, valutato oltre 500 milioni di dollari. È famoso anche per l'acquisto del Manchester City nel 2008, contribuendo in modo significativo al suo successo. Numero 4. Ma Huateng. Ma Huateng, noto anche come Pony Ma, è il fondatore e CEO di Tencent, il più grande conglomerato tecnologico in Cina e una delle aziende più influenti al mondo. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, a luglio 2024, il suo patrimonio netto è stimato in circa 54 miliardi e 300 milioni di dollari, posizionandolo al 22esimo posto tra le persone più ricche del mondo. La sua fortuna deriva dal successo straordinario di Tencent, proprietaria dell'app di messaggistica WeChat, che conta oltre 1 miliardo di utenti attivi mensili. Nonostante la sua enorme ricchezza, Ma Huateng è noto per il suo stile di vita umile e discreto. Spesso indossa abiti casual e guida un'auto vecchia. È anche appassionato di immobili, possedendo una villa nella tranquilla penisola di Shek O, che rappresenta un simbolo del suo status tra l'elite. Numero 3. Colin Huang. Colin Huang, nato nel 1980, è un imprenditore, investitore e filantropo cinese, famoso come fondatore ed ex CEO di Pinduoduo, la piattaforma agricola più grande in Cina. A luglio 2024, il suo patrimonio netto è stimato intorno ai 47 miliardi e 900 milioni di dollari, rendendolo uno dei più ricchi in Asia. Considerato tra i più riusciti imprenditori degli ultimi 10 anni, ha rivoluzionato le abitudini di acquisto di milioni di cinesi, soprattutto nelle zone rurali, promuovendo l'e-commerce domestico. La sua passione per la velocità si manifesta nella sua collezione di auto di lusso, tra cui una Bugatti Chiron e una Rolls-Royce Cullinan. Inoltre, possiede una villa a Singapore e una casa lussuosa a Hangzhou, evidenziando il suo talento imprenditoriale. Numero 2. Zhang Yiming. Zhang Yiming, fondatore di ByteDance, la società madre di TikTok, è uno dei miliardari della tecnologia più ricchi al mondo. La sua ascesa, da un piccolo appartamento di 4 stanze a Pechino a una fortuna globale, dimostra come le app coinvolgenti possano portare a un rapido successo. Ex ingegnere software, ha trasformato ByteDance in un colosso del settore, con TikTok che conta oltre 1 miliardo di utenti. Nonostante il suo enorme successo, Zhang mantiene una vita privata riservata, concentrandosi sulla famiglia come marito e padre di 2 figli. Gran parte della sua ricchezza proviene dalla partecipazione del 24% in ByteDance. Nel 2021, il suo patrimonio netto
ha raggiunto circa 44 miliardi e 500 milioni di dollari. Numero 1. Jack Ma. Jack Ma, cofondatore di Alibaba e un tempo il miliardario più ricco dell'Asia, è noto non solo per il suo successo nel settore tecnologico, ma anche come simbolo di una vita di lusso. Partendo da origini umili e affrontando numerosi rifiuti, Jack Ma ha costruito un impero globale con Alibaba, trasformando la sua storia in un'ispirazione per molti. La sua vasta fortuna gli consente di concedersi i piaceri più sfarzosi, da auto e yacht a immobili. Tra le sue auto di lusso si distingue una Mercedes Maybach 62S del valore di 500.000 dollari. Il suo portafoglio immobiliare è altrettanto impressionante, con una villa in legno a Hong Kong del valore di 13 milioni di dollari. Nonostante la sua enorme ricchezza, Jack Ma conduce una vita relativamente semplice, apparendo spesso in pubblico con abbigliamento casual. Anche oggi il nostro viaggio è giunto al termine, ma non sarà l'ultimo. Non dimenticarti di lasciare un like, un commento e di iscriverti al canale se ti è piaciuto il video. Alla prossima avventura!